Dante è sconvolto dalla poesia. È giovane, noi ci immaginiamo questo signore col naso adunco e il cappello rosso che parla coi versi nel mezzo del cammin di nostra vita. Mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto antico era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tante amara che poco e più morte. Ma per parlare del vento trovai, dirò delle altre cose che mi scorte. Io non so bene dire come io entrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Dante era un ragazzo giovane che vestiva psichedelico, con le camicie larghe, colorate, andava in osteria con gli amici e una notte beveva all'osteria, arriva a casa, passeggia sul Ponte Vecchio, vede una ragazza, Beatrice Portinari, arriva a casa, giovanissimo, si sconvolge, sviene, gli viene la febbre della poesia, e scrive i sonetti della Vita Nuova, che sono, vi invito a leggere, a studiare, ad amare, perché sono fantastici, sono dedicati a una donna che è la poesia. Poesia, poiein, azione fisica, azione, agire, muovere col corpo e con la voce. Allora, a quei tempi non c'erano i microfoni, si recitava nelle chiese, si andava in giro, si facevano opere di musica e si lavorava insieme sulla poesia. Allora proviamo a immaginare questo momento in cui Dante conosce la poesia e gli viene la febbre e esce il sonetto. Non c'è il microfono, proviamo a fare questo esperimento. Se riuscite a sentire con la voce naturale, vede arrivare dal fondo di un ponte e entrare in una chiesa la poesia, l'amore, la donna, Beatrice, e la vede davanti a sé. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quand'ella altrui saluta. Ogni lingua le è tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente l'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracolo mostrare. Mostrasi si piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova. E par che della sua labbia si muova un spirito soave, pieno d'amore, che va dicendo all'anima: sospira. La mostra della ceramica numero 61 non è solo puramente ceramica, ma è cultura a 360 gradi. Lo dimostra ampiamente la serata di questa sera, dedicata a poesia e musica. Siamo fuori dalla chiesa, nella splendida rotonda antonelliana, con l'assessore Claudio Bettaz. Claudio, con te tiriamo un attimino anche il bilancio di questa prima parte della mostra della ceramica e parliamo anche di questa serata molto particolare. La mostra sta avendo un successo veramente grandioso. Nei primi due fine settimana abbiamo avuto tantissimi visitatori da tutto il Piemonte, con punte anche dalla Svizzera e dalla Francia, quindi siamo molto soddisfatti dell'affluenza e, come sempre negli ultimi anni, cerchiamo di ampliare l'offerta culturale, perché Castellamonte è città d'arte a 360 gradi. Questa sera, in collaborazione con l'editore Ennio Pedrini e con la curatela di Giuliana Reano, proponiamo una serata di poesia e musica. Verranno lette poesie dagli autori e dalle autrici Umberto Druskovic, Sandra Baruzzi e Piera Giordano, e le letture saranno inframmezzate dall'esecuzione dei brani musicali
eseguiti dai ragazzi della Filarmonica di Castellamonte. Un bel modo anche per continuare le celebrazioni dei 200 anni di questo importante ente. Speriamo nella grande partecipazione anche questa sera e sono sicuro che sarà una serata di altissimo livello. È sicuramente una stagione particolare per la mostra della ceramica. Come hai detto tu, giustamente ci sono i 200 anni della Filarmonica, i 100 anni del Faccio, quindi un'edizione che è a 360 gradi veramente capace di dare grandi possibilità non solo alle associazioni, ma interamente a tutto il territorio di essere posto in risalto. Castellamonte trova il suo punto culturale più alto nella mostra della ceramica e per l'amministrazione è anche occasione di dare visibilità alle tantissime competenze, alle tantissime esperienze presenti sul nostro territorio. Hai citato i 100 anni dell'Istituto d'Arte Faccio, è un anniversario veramente importante che celebra l'arte non solo ceramica ma anche in tutti gli altri settori. Basti pensare che questa sera 2 su 3 delle autrici sono o sono state professoresse di quello che oggi è il liceo artistico. È quindi un istituto fondamentale veramente che vive nel territorio e che lo caratterizza. Se mi cerchio di mura che mai subiranno, tu rappresenti il frutto dell'umana cupidigia. In te si dovevano levare cuori di angeli e meravigliosi affreschi addobbare le tue pareti, ma ora non sei che un cumulo di sassi e mattoni che buttano salpietro. E nicchie aspettano ancora oggi statue di santi che mai verranno. Tra l'altro, una mostra che proseguirà nei prossimi giorni con tante iniziative, e anche queste iniziative, oltre al di là naturalmente dei punti espositivi, dimostrano come la mostra ceramica non è solo ceramica, come dicevamo prima, ma è cultura in tutti i sensi, aperto a quello che possa essere anche il coinvolgimento di castellamontesi stessi. A 360 gradi, come abbiamo detto, infatti oggi al castello si celebreranno i 20 anni di una delle più importanti associazioni culturali del territorio, che è Terra Mia, e avremo anche momenti di intrattenimento più mangiareccio domenica con Mangiar per Vie, in cui le attività commerciali e soprattutto quelle enogastronomiche proporranno i loro piatti in piazza, e quindi sarà una giornata dedicata alle attività commerciali del territorio e all'enogastronomia, che troverà poi la sua punta alle 17, quando sempre al castello ci sarà una masterclass col conduttore di Linea Verde Peppone Calabrese e il vice direttore di Rai 1 Angelo Mellone, in cui speriamo di far confluire tantissimi operatori turistici del territorio per imparare assieme a loro come si fa rete e quindi per creare una rete turistica territoriale di cui abbiamo tutti un gran bisogno e di cui Castellamonte e la sua mostra possono essere perno. In ultimo, una bella risposta, quella da parte del pubblico, come dicevi tu all'inizio, per questa prima parte di mostra, e anche una bella risposta nei confronti di chi considerava questa iniziativa, questo evento passato. Ma la ceramica non passa mai, la ceramica è iniziata con la storia dell'uomo e continuerà. A Castellamonte sappiamo sfruttare le tantissime competenze acquisite nei secoli e devo ringraziare i ceramisti che tengono vivo il nome di Castellamonte e la sua cultura ceramica, creando continuamente innovazione. Invito tutti a passare nei punti espositivi. Nella giornata di domenica abbiamo organizzato assieme alle Tre Terre Canavesani il Pullman da Torino, che è già tutto esaurito da giorni, e quindi ci aspettiamo anche per i prossimi fine settimana un grande riscontro di pubblico, e soprattutto il giudizio dei visitatori è sempre entusiasta.